World music today. Now live. Beppe Tuoco. Right about now, take a trip. World music today. Stai già lavorando di bookmaker per la partita di questa sera? No, no, non sei preoccupato, no, sei tranquillissimo, abbastanza tranquillo, bene. No, poi magari ne parliamo, daremo magari qualche notizia, perché la formazione dovrebbe essere praticamente quella che il mister Allegri ha annunciato il 24 ore fa. C'è questa bellissima partita questa sera. Benny, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio ai nostri amici che stanno ascoltando in questo istante World Music Today. Sono Beppe Tuoto sino alle 5 questo pomeriggio, puntuali come sempre per dar vita ad un'altra giornata insieme. Queste due ore che come sempre cercano un po' di spaziare quella all'interno dei vari appuntamenti che si possono ammirare, si possono ascoltare, si possono condividere in giro per l'Italia, per il mondo e via dicendo. Però oggi è un giorno particolare perché comunque c'è questa... Io non parlo mai di calcio, perché però ogni tanto mi piace raccontare qualcosina, no? Tipo bar, cosa si fa? Beh, stasera c'è la partita. Ci sono praticamente rivali questa sera, due campioni d'Europa, perché da una parte del Real, dall'altra parte la Juve, giocavano insieme al Manchester i ragazzi e hanno vinto la Coppa dei Campioni, allora la Champions. Ok, giusto, no? Ronaldo, ok, perfetto. Comunque la Juventus questa sera pare veramente agguerrita. Poi c'è l'ex di turno, Carletto Ancelotti. Vabbè, insomma, anche lui dice, vediamo questa sera vincerà chi ha più orgoglio, chi ha più voglia di vincere. Stasera possono giocare, dai. Un 50-50, eh? Ma parlo al microfono ogni tanto, c'è anche il microfono, capisci? Allora ogni tanto quello può essere... No, volevo dire che... ciao, buongiorno, ciao. No, volevo dire... Grazie, dopo ti presento, eh. Certo, no, grazie. Volevo dire che non è poi chi vince, chi non vince, chi merita o meno. Certo. Sapersi accontentare dei propri mezzi è molto importante. E io penso che i tifosi juventini dovrebbero essere già grati per dove è arrivata fino adesso questa squadra. E quindi non si aspettava questo risultato. Quindi... Tra l'altro io vorrei sottolineare anche la serietà della formazione juventina, che è giusto ha ridotto anche i festeggiamenti dello scudetto ed è praticamente già piombata in clima champion. Ma certo, ma poi sono tutti un po' al limite, questa penso che sia per la maggior parte della squadra. Sono stanchi, l'ultima ragazzi, occasione certo. Per poter tentare di vincere un qualcosa, poi ci sarà un cambio generazionale come succede da tutte le parti per continuare il percorso, ma è l'ultima occasione, quindi si giocano mica male, insomma ce la metteranno tutta, poi quello che fanno, io sono contentissimo di quello che hanno fatto loro, dai, dobbiamo fargli un applauso comunque vada. Hanno veramente dato molto e questi ragazzi, sì, complimenti. Poi senza spendere tutti quei milioni e miliardi, senza sceicchi e senza niente, siamo obiettivi. Le due milanesi sono lì adesso, un po'... In Oriente, sono lì proprio, non sono più qui, sono proprio lì. Sì, hanno gli occhi a mandorla. Non si capisce chi sarà il nuovo presidente del Milan, pare che comunque l'attuale Silvio... Non lo so, mangeranno sushi, quello è un problema loro. Sì, no, comunque è un cibo, poi okay, siamo certo. Sempre a Milano per l'alimentazione, l'espo. Bravo. Noi facciamo questa cosa ogni tanto, no? Di agganciarci. Anche di perché siamo inesperti. Cioè, assolutamente. Allora, ciao Tommy De Angelis, buon pomeriggio. Ogni tanto no, dico chi c'è, perché così meno giusto tanto per. Ma penso che l'abbiamo capito. Grazie per l'invito ieri, buono il tutto, complimenti, sì, poi parliamo. Il sushi italiano, molto lombardo. Vabbè, grazie a te per questa parentesi sportiva. È giusto perché... Ero di passaggio, tu lo sai. Da buon juventino mi sembra anche giusto ricordare così velocemente quello che sarà. Salutiamo Gigi che ha dovuto chiudere. Ciao, ho visto che ha chiuso il praticamente per andare a vedere la partita. Va bene. Poi è coerente con i suoi fatti, dai, Gigi è forte. Da juventino doc qual è? Oggi abbiamo aperto come al bar, ci siamo presi praticamente un caffè in diretta, va bene. Ah, manca gli altri amici al bar del...
del ciambellino, del post dell'altro giorno. Ah, è vero. Gio Rossi, sì. Il buon Domenico che Domenico, sta girando, ma sarà in, non so per l'Italia dove, perché ogni tanto magari si scorge. Sì, alla Fiera del Food mi ha detto che era da qualche esatto, Fiera del Food. A proposito di cibo, sempre nutriamo il pianeta e vabbè. Mentre l'altro si sta dando qualche mazzata di karate. Di karate, karate. Non karate, karate. Karate, 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 karate. Senti, allora facciamo una cosa, dopo magari interveniamo con qualche cosa di carino, perché comunque so che ti fermerai un po' nel pomeriggio. Intanto io voglio ricordare che andremo a Napoli, andremo a Catania, poi parleremo magari di Sicilia, no? Spenderemo due parole volentieri, sì, di quello volentieri, che è il posto splendido, insomma, esatto, cosa dove sei posti meravigliosi. Reduce da poco, perfetto. Tanto noi vogliamo cominciare così con un bel pezzo di qualche anno fa insieme a Samuel Le Bon, Rick Ross, John Taylor, i Duran Duran. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the life that I recognize? But I won't. Once prompted you to stay, pride will tear us both apart. Well now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy some say, where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. Forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
intanto mi guardo le notizie, le faccio così scivolare. Oggi pare che ci sia questa, tra virgolette, riforma ingiusta o giusta in base ai punti di vista. Pare di giocare anche altalenandoci con tutte queste rime quasi combaciate al problema scuola. Molto, molto sentito. Molti cortei in Italia, le scuole chiuse un po' a macchia di leopardo in base a orari distribuiti dalle varie regioni. E aspetta che ti do anche io, ok? Sì. E quest'oggi per appunto parte questa giornata contro questo decreto che praticamente si definisce giusto o perlomeno ingiusto, poi dipende dai punti di vista. Beh, indubbiamente, in ogni caso se la maggior parte delle persone sì. in piazza e soprattutto degli insegnanti insieme agli alunni, insieme a docenti, insomma tutti quanti, ed è la maggioranza, evidentemente qualcosa non quadra, almeno per quanto sembra. Poi è ovvio che la moglie di Renzi non vada a protestare, perché essendo un'insegnante certo, anche lei certo, non andrà certo. sicuramente contro alle idee del marito, ecco. Ma può essere, attenzione. Ma no, è come per dire se Renzi va contro i bancarotta di suo padre, non può andarci. Cioè, contro, io non è che posso carità. Fare un discorso legato a quello no. che può essere una situazione giusta o sbagliata, non okay, spetta quindi, a noi, bravo, saranno è i postumi che prenderemo, non i posteri. No, soprattutto anche perché la scuola è un messaggio importante per le nuove generazioni, questo pare debba essere il soprattutto segnale e soprattutto il messaggio che deve passare chiaro, limpido, perché insomma i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno bisogno di crescere, la scuola deve assolutamente perlomeno cambiare, deve adattare un po', se si parla di globalizzazione anche la scuola probabilmente deve un po' prendere parte. Però questo, non bisogna no? distruggerla, perché ricordiamoci che l'istruzione, l'intelligenza, certo. Ma più che altro che l'intelligenza è l'istruzione che porta avanti la civiltà di un paese, lo sviluppo di un paese, è molto importante. Se si prende un paese e lo fa diventare ignorante, dove vuoi che vada? Cioè, capisci, ignorando tutto quello che gira intorno al nostro paese, come che sia distribuita bene, mi auguro per le nuove generazioni, certo, questa voglia di crescere, soprattutto di imparare, di migliorarsi, perché gli ultimi anni siamo obiettivi adesso, c'è un po' di tristezza vedere laureati che devono accettare di fare i lavapiatti se vogliono mangiare e squadre, è veramente una cosa che non ci fa onore, non ci fa onore proprio per niente, assolutamente. Abbiamo un tasso soprattutto di disoccupazione avanzato, quindi siamo messi non bene, e questa è un po' la fotografia dell'Italia che mi auguro risorga adesso con questa manifestazione. Ce lo auguriamo tutti di cuore, perché insomma questo pare il messaggio che deve passare da questa Expo 2015. Comunque vediamo, ma contento c'è nel paese, c'è anche, mezzo Claudio, voglio dire, poi fondamentalmente Claudio non l'ho visto, ma anche l'altra metà, però dico anche questo no, è un problema, quello volevo dirti, dimmi, c'è un malcontento generale, perché hai visto il no Expo e non gli va bene, vabbè, d'accordo, lì non tutti possono cioè andare. Non posso mica farti, ma poi anche a Bologna ci sono stati qualcosa che non va, c'è, bisogna capire cos'è. Secondo me è che siamo prossimi alle vacanze, quindi sentiamo questa voglia di caldo, questa voglia di mare, questo desiderio di spiagge, queste cose che ogni tanto vengono fuori quando ascolti magari in lontananza quel jukebox del bar che ogni tanto suonava così, ma giusto perché ascoltiamolo insieme, senti che roba.
tanto ci regaliamo volentieri queste canzoni che hanno fatto e continuano sempre a regalare emozioni, hanno fatto la storia, continuano ad essere praticamente combattute tra chi ama Beatles o Rolling Stones, un po' divisi dalle due fazioni ma sempre uniti da un unico sentimento con la buona musica del passato, grazie a George Harrison, My Sweet Lord, e noi praticamente da Londra voliamo direttamente a Napoli. Eccoci qua. Buonasera. Ciao. Siamo con la nostra amica Roberta Di Martino, che la volta scorsa ci ha parlato bene di questo progetto di Napoli, interessante, notevole, visionando quell' attraverso le varie pagine che contengono un po' tutto il vostro materiale, quindi dalla proprio specificità del sito sino ad arrivare alle pagine dei vari social, che sono molto molto affollate. Complimenti. Grazie mille. Con la nostra amica abbiamo deciso poi di affrontare questo tema in questa giornata con Roberta per parlare di quello che poi è il prossimo appuntamento, quello che segue la giornata che ci vede ora protagonisti in diretta live con Napoli, perché domani c'è un ennesimo appuntamento con Napoli, sì, in treatment, giusto? Esatto. Perfetto. Napoli che va in psicoterapia, la città di Napoli. Diciamo che il tema della prossima puntata sarà sull'inquinamento comunque del territorio, quindi la terra dei fuochi, un argomento molto scottante, sì, difficile anche da raccontare per noi psicologi che abbiamo scritto il copione della puntata, perché comunque è un problema che spesso è vissuto come un problema un po' alieno, no? Come qualcosa che arriva nella tua terra, te la rovina, tu non sai che fare, sei là impotente. E Partenope avrà un po' questa sensazione qui, di io non so da dove incominciare. E come sempre, diciamo, sta sempre il principio sta sempre nelle azioni che noi compiamo tutti quanti i giorni, prenderci cura del nostro territorio, anche solamente informandoci, diciamo. E Napoli Treatment proverà anche questa volta a dare un pizzico di riflessione su questo argomento così scottante attraverso l'intervento anche di Raffaele Guarino, che si occupa del movimento Stop Biocidio, che è stato un movimento Fiumi in Siena che cerca di mettere insieme le persone per informarle, per cercare di reagire a questo tema, insomma, così scottante, che purtroppo spesso si fa protagonisti, purtroppo a livello nazionale si rende protagonisti. Sai Roberta, io credo che con un tema del genere poi arriva a spot magari in un periodo particolare di, non vogliamo dirlo, proprio sappiamo, no, i periodi in cui magari emergono le problematiche, poi dire ma le risolveremo, cercheremo poi di mettere tutto a posto, e poi scomparso quel famoso periodo che praticamente a volte capitano tra le elezioni e meno, diciamocelo proprio chiaramente, tutto passa in sordina, no? Si dimentica quasi, mentre purtroppo c'è questa realtà che è costante, che è presente 24 ore al giorno. No, ma infatti io ti posso sottolineare che il sintomo di questa volta, come tu sai, quando Napoli va in psicoterapia si racconta tramite sintomi, certo. Il sintomo di questa volta è quello della paranoia, perché spesso Napoli è al centro delle cronache, non rispetto alle cose che non vanno, non funzionano, la terra dei fuochi, eccetera eccetera. E nella paranoia come tipo di sintomo che si sviluppa, la cosa più importante da manifestare, per poter emarginare, è quello di creare, insomma, una chiarezza comunicativa. Spesso quello che non c'è è proprio la chiarezza di riuscire a capire poi chi sono i responsabili di questi mali, insomma, no? E quindi nella confusione la paranoia poi si alimenta, perché tu non sai manco più di chi fidarti, cosa ti puoi mangiare, cosa non puoi mangiare. Una confusione che magari crea anche scompiglio, chiaro, logico. Esatto, ancora più paranoia crea, per cui uno non sa neanche più se si può fidare la propria terra, e questo è molto molto dannoso. E quindi incominciare anche con ironia, come sai bene, con questo format un po' ironico, a cercare di gettare i segni per una riflessione, per incominciare a dire riflettiamoci tutti, è un problema che dobbiamo avere costantemente, non solo in certi momenti. No, anche perché dalla terra comunque non dimentichiamo una cosa importante, arriva il cibo, quindi c'è anche un contatto diretto non soltanto con il cammino, il passeggio, ma anche con quello che mangiamo, insomma. Esatto. Diciamola chiara. La terra ci nutre, e quindi la relazione fondamentale è quella della nutrizione, quella che noi abbiamo attraverso la terra. Non fidarsi delle sostanze che noi comunque assumiamo, perché pensiamo che ci possa essere un problema legato all'inquinamento, una cosa molto molto grave. Tra le altre cose, mi sembra di affrontare un argomento del genere, e permettimi questo tra virgolette, oggi siamo diversamente Expo. Oggi siamo diversamente Expo, e che mi sembra anche importante a volte far raccontare queste cose che sono comunque veramente quotidiane, tragiche e quotidiane. Ma poi sai cos'è? Appunto l'informazione penso sia importante, perché se no metti nel calderone tutto e sembra che fondamentalmente non si può fidare di niente, di nessuno. Allora che so, la mozzarella con la diossina, allora ci sta anche i piaghetti, non si possono mangiare più le nostre verdure tipiche campane, no? Invece informandoci, aprendosi gli occhi, si comprende innanzitutto chi sono i responsabili, e quindi c'è anche il modo di difendersi, certo. E poi anche di scegliere all'interno di quello che la tua terra offre, quello che puoi mangiare e quello che non puoi mangiare. Questo rispetto a Napoli, per Napoli Treatment, ma anche nella nostra vita, quando noi ci sentiamo vittime di paranoie legate a tipo quelli parlano male di me, oddio non so che fare, informarsi e capire e
distinguere anche tra le persone che si formano, quelle che vogliono il nostro bene e quelli che vogliono il nostro male, è già un modo per difenderci, prendersi cura di noi stessi e degli altri. Penso che tra le altre cose tocchiamo anche un argomento quotidiano, cioè parlando anche di quello che può essere il discorso, sì, guarda, però è successo questo piuttosto che quell'altro, la vetrina o la piazza sociale di Facebook ricalca un po' questo in questo periodo. Sì, anzi, molto spesso, sai cos'è, Facebook è un potente mezzo comunicativo, bisogna utilizzarlo anche bene, per questo è Napoli Intuition, che cerchiamo di fare anche questa operazione, di dare anche un'altra lettura di certi fenomeni, perché può essere pericoloso, perché Facebook è un canale aperto sempre, passano una serie di informazioni, di rappresentazioni, le rappresentazioni creano mondi, creano realtà. Quindi se io leggo un titolo di un giornale e non mi informo, quel titolo mi fa la mia realtà e quindi potrebbe essere rischioso, perché io posso abbracciare quella realtà e pensare che sia l'unica verità possibile. A volte c'è questo seguirsi di informazione, questa voglia appetibile di informazione di essere divulgata proprio immediatamente, di essere quasi primi a dar la notizia e magari non si guarda la fonte, non si ascolta bene quello che è la realtà e magari la smentita dopo poche ore. Succede spesso, no? Nella classica tra virgolette bufala, no? Quindi è un po' questo è un argomento che ci tocca da vicino. Infatti il nostro obiettivo come progetto di comunicazione è quello di dare una comunicazione differente che sia attenta proprio a tutti questi aspetti, dare la possibilità anche al fruitore che comunque deve utilizzare quell'informazione, dire la sua, di dire aspetta un attimo, però io di fronte a questa informazione cosa posso fare? Non mi gettare nell'impotenza, perché spesso poi tutti fanno anche questo, no? Gettano un po' nello sconforto che questo non va, questo non funziona, ok, allora da cosa parto, da cosa posso partire? E suggerire una possibile soluzione, che noi sentiamo di fare ovviamente, che è una possibile soluzione, quella di informarsi, già è un modo per dire non essere impotente, non viverla solo come una cosa che devi subire, ma comincia a informarsi in maniera attiva, cioè insomma in maniera costruttiva in questo senso, e non a leggere solo titoli di giornali. Ottieni delle risposte che poi possono essere quelle che fondamentalmente cerchiamo e a volte dimentichiamo, perché è proprio questo il messaggio, no? Dimentichiamo la risposta alla classica domanda e purtroppo facciamo già di questa domanda la stessa risposta, giusto per essere un po' in quello che è la confusione di quanta comunicazione o scarsa comunicazione c'era prima e quanta oggi purtroppo ce n'è in abbondanza. È una cosa veramente ossessiva a volte, questo è un po' il messaggio e soprattutto confonde molto. Esattamente, bisogna un po' filtrare, perlomeno io dico essere attivi anche nell'informazione, perché l'informazione è una cosa che si subisce e basta, si può anche cercare di essere, insomma, mobilitarsi, cercare di muoversi e capire, e anche chi fa informazione, io in questo senso poi quando pensai a Napoli Treatment, sentito questo progetto, era quello di dire cerchiamo di fare un'informazione che sia tesa anche a promuovere il benessere psicologico delle persone e non solo a dare una serie di informazioni che spesso, non so a voi, ma a me quando leggo oppure vedo un telegiornale a volte mi sale un'ansia di cui nessuno se ne prende cura, perché tra un attentato e l'altro, tra una guerra e l'altra, tra un odio e l'altro, dico sì, ma io da cosa posso ricominciare, da cosa posso partire? Indicare un piccolo percorso possibile mi sembra sia una possibilità per attivarsi in qualche maniera, e quindi noi domani vedremo Partenope, insomma, come si la senti. Tra le altre cose ricordiamo una cosa molto importante, perché gli amici di Napoli guardano tutti questi messaggi anche attraverso il sito internet www.napolitreatment.it, la pagina Facebook e Twitter, e poi sul Videometro, che è questo canale che sta in Cumana funicolare metropolitana, dove va il format in onda. Quindi noi siamo contenti di ospitare questo progetto e quindi te, Roberta, parlare soprattutto di quelle che sono le tematiche essenziali della quotidianità, che a volte vengono un po' assorbite in altro e vengono dimenticate, così il segnale è forte, il messaggio è veramente importante. Io ti ringrazio tanto, Beppe, anche a nome dello staff, anche perché qui a Napoli noi il lavoro va anche dietro le quinte, noi continuiamo ancora a contattare associazioni che si occupano del problema, quindi non solo quella che voi vedrete di stoppo biocidio poi nella puntata, ma ci sono anche altre associazioni qui a Napoli molto attive sul territorio che stanno cercando anche di mettere in rete. Poi man mano spero di potervi raccontare come sta continuando il progetto, al di là del progetto video, di quello che capita per strada negli incontri poi umani, occhi ad occhi, diciamo, negli occhi. Anche quindi, perché poi parte questo progetto di 8 puntate, ma nello stesso tempo tutto continua, la macchina. No, sono 20 occhi, perdonami, poi la macchina continua, quindi c'è tutto quello che è il movimento che crea. Esatto, e non è soltanto dire proiettiamo attraverso i vari canali tutti questi problemi e cerchiamo di far pensare chi, ma nello stesso tempo tutto continua, perché sotto veramente c'è un lavoro non indifferente. Esatto, tra l'altro come vedrete man mano nella piattaforma del sito che vi dicevo www.napolitreatment.it sono degli approfondimenti alla puntata che sono particolari, un modo di fare comunicazione che presto vedrete che è un po'
strano, non è proprio il giornalismo classico, appunto, che coniuga psicologia e giornalismo. Voi, perché io sono psicologa e giornalista, quindi ho messo un po' insieme i due aspetti. Poi vedrete, diciamo che si è sposata bene la situazione, ti voglio dire, essere giornalista psicologa o viceversa crea molto interesse, perché poi appunto uno si fa la domanda, sì sì, poi se la, poi se la scrive, tra l'altro. No, ma più che altro sai cos'è? Che dimmi. C'è la possibilità di invitare una riflessione, e penso che questo sia importante nella comunicazione, sì. Dare la possibilità alle persone di pensare le cose, non solamente di sentirle, di poter accendere il cervello e dire: io che posso fare? Qual è la responsabilità che posso assumere in modo da poter cambiare quello che mi circonda? Sono talmente tante le vignette che si spreca a parlare di quante possono essere le rappresentazioni anche a livello fotografico di immagini in cui vedi questi cervelli vuoti, eccetera, 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 e non pensanti, questa è, diciamo, la parola principale. Infatti, cominciare a pensare le emozioni, a pensare le cose che ci circondano, secondo il modo per prendersene cura e cambiarle, almeno provarci, con un pizzico di ironia che non manca per fortuna in Napoli in Trist, mentre grazie alla regia dei fratelli Borruto, che come ha aiutato anche a darci un tocco insieme a Annalisa Cocotto a questa sceneggiatura, anche un po' ironico, insomma, perché poi i problemi vanno affrontati, ma anche con ironia, che è un meccanismo di difesa meraviglioso che consente di esplorare cose anche difficili, però con una risata sana che alleggerisce tutto, insomma. E fondamentalmente prendere la vita con ironia credo sia la cosa più importante, anche per rispondere alle cose che magari di ironia non ne parlano. E complimenti, perché il progetto, ripeto, sottolineo, è veramente notevole. Brave, brave, brave. Grazie. E grazie, brava, brava te. E poi, come abbiamo già detto la volta scorsa, che sia veramente giusto una palestra che può essere esportata, secondo me è un bel progetto pilota che può essere decisamente esportato. Noi lo speriamo veramente tanto, e se a Napoli stia funzionando, piaccia, le persone si incuriosiscono, chi lo comincia a guardare, quello segue, per passione, mi chiede: mi dai la puntata in anteprima la prossima? Dico: no, devi aspettare una settimana, è mercoledì. Quindi voglio dire, c'è curiosità, anche perché si dice: come affrontate questo tema, come si può, perché è difficile, certo. Temi complicati, complessi, ci abbiamo provato, ovviamente uno spaccato, una riflessione, una piccola riflessione, la riflessione totale, però è già uno stimolo per incominciare a pensare quella cosa e mettersi insieme per cercare di risolvere quel problema. Bene, 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 contenti e pensanti soprattutto, questa è sì. Diciamo la parola che credo possa calzare in base alle nostre chiacchiere che oggi ci vedono protagoniste e che domani vedranno protagoniste a Napoli con tutta questa problematica legata a, insomma, a un tema molto 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 importante, perché vorrei veramente dirlo, quando si parla della terra dei fuochi a volte ci si dimentica, a volte lo ricordiamo in alcuni momenti, ma in altri bisogna sottolineare che il problema è veramente quotidiano. Senti Roberta, noi ti ringraziamo tantissimo, un saluto a tutto, grazie, lo staff di Napoli Treatment, e a presto, grazie. E soprattutto buon lavoro. Grazie mille anche a voi, un bacione forte. Ciao cara, ciao. Ciao. Matteo, dove sei? Ah, sono davanti a un panorama mozzafiato. Ma dove? E poi sto assaporando un piatto delizioso. Sì, ma dove sei? Ah, vedessi che posto. Ti mando un MMS. Ho capito, è il ristorante Giardinetto di Mandello. Vai lì, arrivo subito! Ristorante Giardinetto. Scopri tutta la bontà dei piatti tradizionali del nostro territorio. La sua location unica e romantica, con fantastica terrazza sul lago. Ideale per matrimoni, banchetti per compagnie, ricorrenze importanti e anche cene di lavoro. Inoltre, possibilità in base alle esigenze di menu personalizzati. Ristorante Giardinetto. A Mandello dell'Ario, in piazza Garibaldi 10. 0341 70 04 87. Che buono questo caffè! Hai ragione, è davvero speciale e anche conveniente. Dove l'acquisti? Da Tutto Cialde. Ma può andare bene anche per la mia macchina del caffè? Certo, hanno tutte le cialde compatibili per la casa e l'ufficio. Vai sul sito www.tuttocialde.it oppure vai nel punto vendita di Civate in via Sassi 4. E risparmi anche tu, scegli Tutto Cialde! Hai un armadio pieno di vestiti e il solito problema? Nulla da metterti? Vieni a Foxtown e risveglia la tua voglia di shopping! Colori, accessori di tendenza, abbigliamento per tutta la famiglia e per tutte le occasioni! Foxtown, your style always! Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, sconti dal 30 al 70%, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
CRL Elettronica, azienda leader nel settore, è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti Wi-Fi per aziende, con copertura di aree elevate come capannoni, piazzali e alberghi, con sistemi multiaccesso su vari livelli. CRL Elettronica progetta e installa sistemi di telecontrollo con software PLC, applicabili sia per aziende che per privati. CRL Elettronica vi aspetta a Civate in via La Santa 62, infoline 0341 21 02 23. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. 104 News. Buon pomeriggio, indagato per aggiottaggio informativo. Tutto il consiglio di amministrazione di A-Towers, la società quotata in borsa che gestisce le antenne di Mediaset e che secondo l'accusa avrebbe manipolato il mercato. Il reato sarebbe stato commesso durante il tentativo di scalata di RaiWay. La controllata del Biscione aveva lanciato un'offerta di acquisto per le torri di Viale Mazzini. La proposta iniziale prevedeva che Mediaset salisse al 67% del capitale, mentre un decreto del governo stabilisce che almeno il 51% resti in mano al tesoro. Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici milanesi di A-Towers. Cortei e flash mob in tutta Italia contro la riforma della scuola. Questa mattina migliaia di studenti scese in piazza in tutta Italia. Le manifestazioni più seguite a Milano, Roma e Torino. In sciopero il personale docente ed amministrativo. Ascoltiamo le proteste, commenta Matteo Renzi, ma siamo il primo governo che mette 3 miliardi sulla scuola. La leader CGIL Camusso attacca, questa riforma non si occupa del pubblico. E da Bolzano ad una convention PD, Renzi ha chiarito, siamo al bivio tra chi protesta e chi guida il paese. Il premier si riferiva naturalmente anche all'Italicum, che da ieri è legge, un via libera definitivo che ha spaccato il Partito Democratico, anche la stessa minoranza Dem. Anche su questo Renzi è ottimista, a questo partito crediamo come una grande occasione per l'Italia. Bruxelles conferma le previsioni sui principali dati di bilancio dell'Italia nell'aggiornamento di primavera. Per quanto riguarda la crescita, il PIL dovrebbe crescere dello 0,6% nel corso del 2015, mentre l'anno prossimo dell'1,4%. Ed è tutto, appuntamento con la redazione tra un'ora. 104 News. World Music Today. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat. Some's good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before. Yeah.
feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Cioè, ma ti sembra il caso? Cioè, tu fai vedere a un ragazzo dall'altra parte che si trova a Giardini Naxos la tua fotografia del telefonino dalla Sicilia, ma sei impazzito? Ma dai, ma per piacere, ma sì. Cioè, ma guarda che questo è il massimo, questo è il massimo del selfie animato. Cioè, praticamente lui stava mostrando adesso via Skype al nostro amico Francesco, praticamente, che si trova a Giardini Naxos, stava mostrando praticamente la foto. No, aspetta, ciao Francesco. Ciao Beppe. Mi senti? Ciao a tutti ragazzi. Mi senti, tutto a posto? Sì? Sì. Perfetto, sì, no, attenzione, okay. Cioè è incredibile il seguito di cosa sta facendo, no? Hai visto cosa sta facendo? No? Sì, sì, mi ha fatto vedere praticamente la foto di Giardini Naxos, il mare, il lungomare, cioè, non lo so. Noi siamo in radio a Lecco, ok? E lui è praticamente via Skype, il nostro amico Francesco Borbone, che tra poco sentiremo in un mix veramente spettacolare, una sequenza notevole, una decina di brani in 5-6 minuti ed è veramente adrenalinica la cosa, molto, e si trova in questo momento a Giardini Naxos collegato via Skype, ok? Giornata calda, no? Pare che ci siano 36-37 gradi da quelle parti. Sì, c'è molto caldo. C'è molto caldo, vero? Complimenti. No, già non ti vedo. Le persone sono anche in spiaggia. Già le persone sono a mare. Sono tutte le buttate con l'ombrellone. Bellissimo, complimenti, perché posso dirti la verità, ti invidio in questo momento tantissimo, perché so che dalla finestra, che vedo molto illuminata dietro di te, poi magari c'è anche una vista panoramica notevole ed è bello sapere che comunque... Sì, noi abbiamo il mare da una parte, dall'altra parte abbiamo l'Etna. Ecco, il mare ed Etna insieme, con tutto quello che praticamente regala la Sicilia. Faglielo vedere l'Etna, vieni qua. Adesso facciamo una cosa, guarda, peccato che non possiamo dare in diretta questa cosa. Lui sta facendo adesso... Fa scorrere le immagini sul suo telefonino, no? Per mostrarti a te via Skype l'Etna da qui, se capito? Vedo perché la DSL non mi permette di vedere. Hai capito? Fai una cosa, digli, guarda, adesso mi affaccio dal balcone. Mi affaccio dal balcone. Qua siamo sul letto. Vabbè, alza il telefonino verso la telecamerina. Bravo, fai così. Bravo. Che bravo. Complimenti. Allora, Se ti muovi, non lo vedi. Allora, fate le cose con calma, ragazzi. Mi raccomando. Piano. Ok, perfetto. Bravo. Cioè, questo sta facendo vedere praticamente le immagini dell'Etna lì a lui per giardino. Facciamo una cosa, Ciccio. Andiamo in onda con questi 6 minuti adrenalinici? Sì, dai. Come vogliamo chiamarli? Con la radio. Come vogliamo chiamarli questi minuti? Full Nation. Ok, sentite questa cosa che il nostro amico Francesco Borbone ci regala direttamente da Giardini Naxos. Full Nation. Official podcast Full Nation. Today.
Siamo in diretta live da Giardini Naxos, con noi Francesco Borbone. Full Nation. Nell'appuntamento quest'oggi di World Music Today. Today. E io sono praticamente rimasto fermo soltanto con pochissime parti del corpo, perché questi sei minuti sono stati veramente pesanti. Complimenti. Grazie, bello. Complimenti, sei veramente in gamba. Hai pompato mica male, no, è bravo, mamma mia, ragazzo, è bravo, è veramente bravo, sei bravo, minuti, bravo, grazie Tommy. Sei minuti forti con una decina di brani che praticamente imperversano in questo periodo in tutti i locali e in tutte le radio dove tu dai e confezioni il tuo appuntamento. Sì, sono anche infatti in questi sei minuti ho voluto mettere delle esclusive, ho inserito tracce di carissimi miei colleghi come Carla Studi, che si trova in America, e praticamente questo DJ che lo conosco è anche siciliano nelle parti di Siracusa, come diceva Tom.
Praticamente è un ragazzo che ora in America e fa anche il produttore, quanto pare, quindi sta andando forte anche nelle sue produzioni. Sì, sì. C'è un ambiente molto, molto protetto, ma nello stesso tempo molto vissuto all'interno della musica house. Ci sono poi, ne abbiamo accennato la settimana scorsa, la volta scorsa, di quelle che sono le tantissime animazioni che l'house confeziona attraverso i vari ritmi, attraverso le varie battute, le classiche BPM, che una volta si aggiravano intorno alle 70, 80, 90, 120 e poi pian piano sono aumentate sino ad arrivare veramente 160. Potentissime con l'hardcore, che è stata per un certo periodo anche un messaggio musicale. Poi è un po' sceso l'hardcore in questo periodo, vero? Sì, infatti in questo periodo sta andando forte molto l'electro house, la progressive, proprio il genere big room, grande stanza. Ok, e pare che sia uno dei generi musicali maggiormente apprezzato dai ragazzi che poi si ritrovano in queste reunion particolari. Sì, noi abbiamo parlato anche di un appuntamento che sarà prossimo qui dalle nostre parti, il Nameless Music Festival in Bassassina, Barzio. Hanno cambiato sede, bravissimo, dalle ecco sono portate a Barzio e ne abbiamo parlato direttamente con il nostro amico Franz la volta scorsa, citando appunto questa tre giorni molto, molto bella e molto impegnativa per quanto riguarda poi i diversi ospiti e i disc jockey artisti che arrivano da tutto sì, il mondo. Sì, infatti ho visto, è organizzato molto bene, ho visto la pagina Facebook, il sito, mi sono girato, mi sono informato del festival, ho visto che funziona, è bello. E poi anche immediato, bravissimo, usare il mezzo che oggi ci accomuna un po' tutti, no? La rete, quindi attraverso la rete sì, poter essere anche presente. Una novità. Una novità molto 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 interessante anche questo appuntamento. Tra l'altro all'interno della pagina del Nameless c'è la possibilità per i disc jockey di inviare un proprio contest anche di un'ora e magari essere candidati ad essere protagonisti in una di queste tre giorni che in questa location appunto farà vivere veramente della buona musica con davvero degli ospiti, ripetiamo, notevoli. Senti, vogliamo parlare invece del tuo progetto, quello che ti vede protagonista con circa 250 radio in Europa. Mamma mia. Sì, certo. Noi abbiamo presentato adesso con questo mini mix di 6 minuti, abbiamo presentato il mio nuovo podcast Full Nation e praticamente viene caricato ogni mese su iTunes in free download. Ok, quindi si può anche usare la piattaforma, diciamo, negoziabile, quella che è un po' il mercato attuale della musica, per poter scaricare in versione per l'appunto non soltanto podcast, ma chiaramente suonata con un certo stile del nostro amico Francesco Borbone. Ci sono sì, degli appuntamenti. Dimmi. Sì, in free download ogni mese cambio, si chiama Full Nation perché ogni mese cambia un'azione. È dedicato un mese dedicato all'Italia, un mese dedicato alla Svezia, un mese dedicato all'Olanda e così via. Il prossimo Full Nation a chi lo abbiamo praticamente regalato? Non lo so, ci devo ancora pensare. Tu viaggi molto praticamente anche nel nord Europa, perché i paesi che proiettano di più la tua musica sono l'Olanda, il Belgio, la Germania, la Francia. Sì, no, ma per il momento no, per il momento viaggio virtualmente. Nel senso che dai praticamente l'occupazione di questo appuntamento a queste web radio e quindi loro sì, li proiettano sì, praticamente. Sì, lavoro via internet, lavoro via rete. È molto friendly, diciamo, il messaggio. Volevi chiedere qualcosa, Antonio? Sì, volevo chiedere a Francesco, visto che recentemente sono tornato indietro dalla Sicilia, ma ritornerò fra una ventina di giorni circa, come mai non prende questo genere musicale a livello radiofonico, anche per piccoli spazi come questo in Sicilia? Ho notato che è quasi trascurato tutto questo, come mai? Sì, ma perché qui in Sicilia puntano ad altro, puntano più su ai giornali, giornalisti, cioè non puntano alla musica, vogliono la radio molto più parlata e meno musica, e quindi hanno un altro tipo di mentalità diverso di la radio costruita in maniera diversa, diciamo che poi le varie playlist sono diversa, ma non solo, anche le discoteche, il mio genere non viene molto usato nelle discoteche, poi usano techno, tech house, deep. Della verità fanno calare un po' il sonno. E quindi praticamente lui si è inventato questo format che distribuisce queste radio in tutta Europa e sì, tra poco anche in, anche in America, tra l'altro, che sappiamo che il tuo programma è esportato. House Set Radio Show che va in onda su più di 350 radio FM in Italia, in Francia, Belgio, Brasile, siamo siete un po' ovunque. Continuiamo.
Affari. Quindi sì, ma anche organizziamo, ci sono dei miei amici che organizzano dei festini privati in varie discoteche con me che suono, faccio pronto, solo tre ore consecutive suonando questo genere musicale e vedo che funziona, c'è un ritorno. Continuano ad evadere i nostri cervelli dall'Italia. Sì, lui, guarda, mi ha decisamente affascinato il progetto di Francesco, perché è un ragazzo di 19 anni e quindi volersi creare il proprio spazio e con la rete distribuire il proprio prodotto, credo che sia veramente oggi diventato un po' per tutti comunque anche appetibile, no? E permettimi questo termine, poi in fondo se il prodotto piace viene ribaltato in tantissimi paesi quali per appunto questo Full Nation, in tantissime web radio. E complimenti, perché comunque è un ragazzo bravo, molto bravo, giovane. bravo. Anzi Francesco, ti dico una cosa, che quando torno a Siracusa ci contattiamo, non si sa mai. Certo, andiamo a prenderci un caffè. Una granita. Io puntavo magari nella mattina, perché a Giardino. Certo, a colazione. A colazione. E poi, ormai ho preso già le abitudini. Io intendevo magari di creare qualcosa, di fare un qualcosa insieme. Sì, certo. Dai, ci sentiamo. Dopo Beppe mi darà il tuo numero. Assolutamente. Possiamo organizzare qualcosa. Dai, d'accordo, sei bravo e quindi... Il ragazzo merita e mi piace davvero ritagliare uno spazio per il nostro amico Francesco Borbone, che tra l'altro ha inviato anche un bel contest all'interno di Nameless di un'oretta circa, giusto? Sì. Quindi giusto per... mix di un'ora con tracklist e tutto quello che serviva per il contest. Ottimo. Va bene, d'accordo. Senti, ti ringraziamo tantissimo, Ciccio. Ok. Io saluto da dietro, fagli vedere. Ciao Stefano, saluto al nostro amico Stefano in regia. Alla prossima. Ciao. Ciao. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino. Procedendo in avanti, senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta, che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora, per impararlo a memoria, in questi giorni impazziti, di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. Seduta dentro a un aereo, con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe di eroi, per fare il grande salto. Per diventare la donna che sei, attraversando oceani di sguardi, senza passare dalla tristezza, innamorandoti dei bugiardi, masticando una gomma al gusto di dopo barba, che non finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ridico ancora, per impararlo a memoria, in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. E hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato, teneva in giro a fare tentativi finché non avrà combaciato, e fa il lavoro sporco per non far finta di essere pulito. Hai qualche superpotere da usare contro il nemico, masticando una gomma al sapore d'infinito, che non finisce mai, che non finisce mai, non so se si è capito. Ora che siamo qui.
essere così stupendamente bella e intelligente che io volessi trasmettere tuo segreto ai miei supercomputer. Oh, che succede? Si è compiuta come battiti! Tilt, tilt, nine, nine! Si salvi chi può! Se cercate vera professionalità informatica, rivolgetevi a RR Elettronica di Galbiate. Da oltre 15 anni, professionalità, affidabilità, sicurezza, installazione, assistenza, configurazioni, riparazioni hardware e software, sostituzione e riparazione monitor industriali LCD e tradizionali. RR Elettronica, Galbiate. RR Elettronica, tecnologie avanzate in continua evoluzione. RR Elettronica 348 15 15 267 oppure 0341 54 0300. Per la tua pubblicità su Rete 104 chiamalo 0341 28 54 50. 104 News. Buon pomeriggio, indagato per aggiotaggio informativo tutto il consiglio di amministrazione di A-Towers, la società quotata in borsa che gestisce le antenne di Mediaset e che secondo l'accusa avrebbe manipolato il mercato. Il reato sarebbe stato commesso durante il tentativo di scalata di Rai Way. La controllata del Biscione aveva lanciato un'offerta di acquisto per le torri di Viale Mazzini. La proposta iniziale prevedeva che Mediaset salisse al 67% del capitale, mentre un decreto del governo stabilisce che almeno il 51% resti in mano al tesoro. Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici milanesi di A-Towers. Cortei e flash mob in tutta Italia contro la riforma della scuola. Questa mattina migliaia di studenti scesi in piazza in tutta Italia. Le manifestazioni più seguite a Milano, Roma e Torino. In sciopero il personale docente ed amministrativo. Ascoltiamo le proteste, commenta Matteo Renzi, ma siamo il primo governo che mette 3 miliardi sulla scuola. La leader CGIL Camusso attacca: questa riforma non si occupa del pubblico. E da Bolzano ad una convention PD Renzi ha chiarito: siamo al tra chi protesta e chi guida il paese. Il premier si riferiva naturalmente anche all'Italicum che da ieri è legge, un via libera definitivo che ha spaccato il Partito Democratico, anche la stessa minoranza Dem. Anche su questo Renzi è ottimista: a questo partito crediamo come una grande occasione per l'Italia. Bruxelles conferma le previsioni sui principali dati di bilancio dell'Italia nell'aggiornamento di primavera. Per quanto riguarda la crescita, il PIL dovrebbe crescere dello 0,6% nel corso del 2015, mentre l'anno prossimo dell'1,4%. E retto tutto, appuntamento con la redazione tra un'ora. 104 News. World Music Today. Io ci sono per far sorridere la mia mamma. Io ci sono perché me l'ha detto che fa felici tutti. Io ci sono perché la Zalea significa molto per tutti noi. Domenica 10 maggio l'importante è esserci. Regala anche tu la Zalea della ricerca per festeggiare la mamma e combattere il cancro. I volontari AIRC ti aspettano. Scopri dove su AIRC.it o al numero verde 840 001 001. Noi ci siamo e tu? Se ti prepari mi fai una colpa, guarda, devi proprio prepararti, piano piano. Io ti sto aspettando. Ti sto aspettando perché prepararsi, lo so che costa fatica, è problematica la cosa, vero? Molto problematica. Mi senti? Io ti sento, tu mi senti? Io ti sento molto bene, molto bene, molto bene. No, è problematico perché. Dimmi. Sono con cuffietta, quindi. Buongiorno ai tuoi ascoltatori. Buongiorno Beppe. Buongiorno a te, buongiorno al nostro amico Francesco Verciglio direttamente da Buenos Aires, dove sono le 11 e 7 minuti. 11 e 7 minuti, vabbè, siamo direttamente lì a Buenos Aires. Abbiamo fatto un volo a Napoli, siamo andati con una ragazza che ci ha parlato di un progetto molto bello, Napoli in Treatment, un progetto psicologico, o meglio dire psicologo, per aiutare tutte quelle che sono le domande dei cittadini verso non soltanto le autorità. Siamo andati in Sicilia con un nostro amico 19enne con un progetto molto importante di un 250 web radio che approfittano del suo contest musicale house
e abbiamo parlato un po' di tutte queste belle cose, di questi ragazzi che, non, che a volte dicono ma non c'han voglia di fare, sono tutti lì, sono tutti cioè, e invece non è vero, a volte c'è qualcuno che qualcosa vuole farlo e lo fa anche bene. Ci sono anche dei non ragazzi che hanno voglia di farlo. Ecco, noi che rimaniamo sempre ragazzi, eternamente giovani, e di questo possiamo... Anche col capello bianco. Anche col capello bianco, bravissimo, quello è fondamentale perché resti, e la barba bianca, il capello bianco, tutto quanto bianco intorno, anche una bronzatura un po' autunnale, perché Buenos Aires sta cominciando l'autunno, giusto? Sta cominciando l'autunno, vedi che i miei amici non sono neanche abituati, quando mi chiamano su Skype sono abituati a vedermi sempre in eterna maglietta, e invece no. Indosso un maglione, è arrivato l'autunno. Sì. È arrivato l'autunno in Argentina. All'improvviso ci sono anche 6 gradi, la mattina fa freddo e io detesto il freddo, però se non altro non piove. Ah, questo è importante ed è bello, mentre qui il tempo un po' impazza tra una valigia che prende al sud e regala e sprigiona sole a non finire, perché cominciano a girare le immagini, no, di queste spiagge deserte, ma nello stesso tempo belle, con un mare azzurro, un cielo spettacolare, insomma. Parliamo... Mi mancherà, il mare quest'anno mi mancherà, invece no, qui a Buenos Aires niente mare. Niente mare, niente mare, vabbè, insomma a settembre. A settembre, sì, a settembre sì. Anche perché il mare a settembre si assapora volentieri, ci sono dei posti che noi conosciamo bene che a settembre sono veramente unici, perché il mare di settembre, il mare settembrino è sempre quello un po' più bello da assaporare, perché si vive in quanto dici ma tra poco finisce anche la stagione, quindi dobbiamo impacchettarci e volare tra vestiti, maglioni, giubbotti e quant'altro. Senti, ma io volevo chiederti di una cosa molto, poi parliamo anche di IAM Social Music News, perché sta ottenendo dei risultati notevoli e complimentoni. C'è questa immagine di un teatro che a Buenos Aires è stato allestito come biblioteca, che sta girando da un bel po' su internet, no? Vediamo se riusciamo ad avere il nostro collegamento da Buenos Aires. Eccomi qua. Mi senti? Adesso ti sento perfettamente. Siamo in diretta Skype, comunque dobbiamo sottolinearlo, sempre con Buenos Aires e con Francesco Vercillo. Allora, si parlava, non so se mi hai sentito, di questo teatro trasformato in biblioteca a Buenos Aires. Che c'è già da tanti anni, tipo una decina d'anni. Una decina d'anni? E com'è che in questo momento sta avendo così tanto successo questo teatro? Se ne parla in Italia, solo in Italia. In realtà qui è oramai, come dire, un'istituzione. Cioè noi arriviamo addirittura 10 anni dopo, no? E tu pensa come siamo avanti. Ah, complimenti. Infatti ho visto girarlo anche su Facebook questa notizia, evidentemente qualche giornale se n'è accorto come se fosse una roba nuova, e poi è stata, sai, le notizie fanno dei giri strani, no? Per cui adesso in Italia si parla di questo teatro trasformato in cinema, in biblioteca. Posto bellissimo, si chiama l'Ateneo, e in mezzo alla parte, diciamo, centro di Buenos Aires, una delle zone centrali di Buenos Aires, su Avenida Santa Fe, è un posto bellissimo. E poi la cosa carina è che accade in quasi tutte le librerie di Buenos Aires, dentro c'è un caffè, quindi puoi prenderti come se fosse una roba un po' americana, però qui lo fanno con il gusto argentino, quindi trovi delle cose che sono a volte estremamente moderne. Credimi, se avessi un'altra vita farei l'architetto qui a Buenos Aires, perché c'è da divertirsi, perché te lo permettono i volumi, per esempio, dei negozi. Sono molto grandi, con grandi tetti, e ho visto delle belle cose, delle belle invenzioni. Se venite qui a Buenos Aires, lo dico agli ascoltatori, nella zona Palermo, una zona di Palermo, che è un quartiere di Buenos Aires, che si chiama Soho, ci sono dei negozi, se vi piace vedere negozi di indumenti, insomma, di roba, di vestiti. Sì, classici negozi di abbigliamento, via. Grazie. Io volevo che ci è arrivato, vabbè, dimmi. Il disgraziato. Ce ne sono allestiti, dico, di bellissime, sono molto bravi. È una città molto bella creatività. È una città molto colorata. A me la cosa che ha colpito molto di Buenos Aires è vedere queste case di tutti i colori, rosso, verde, giallo, che poi vanno veramente ad essere protagoniste di un giornate azzurre splendide, perché poi l'estate a Buenos Aires. Un quartiere di Buenos Aires che hai visto, che è La Boca. La Boca, bravissimo. Il famoso quartiere di Diego Armando Maradona, no? Un posto turistico classico.
che a me non piace, nel senso che di carino alla bocca ci sono due strade, tutto il resto è abbastanza anche pericoloso, soprattutto per i turisti. Sì, è vero, è un quartiere un po'... È una parte che non rappresenta Buenos Aires, rappresenta, diciamo, se vuoi, l'immigrazione italiana, la prima immigrazione italiana che è arrivata qui in Argentina, poverissima, che ha vissuto in queste case fatte di ciapa, cioè praticamente di come si chiamano in italiano, sai, le onduline, quelle di metallo, le tegole, sono fatte di questo, non di metallo però. Ah, no, sì, so che ho capito, il classico basculante che praticamente fa come se fosse una tegola, che si chiama ciapa. Sì, sì, il ciapa, ok, è bello, come si chiama in italiano? Allora, aspetta che ti vedo, ok, è bello vedere che poi praticamente ci sono anche soprattutto dei segnali diversi da quelle che sono le classiche mete turistiche, no? Perché poi arrivi a Buenos Aires, ti portano la bocca per lo stadio, ti fanno fare quattro giri magari in 3-4 trangheros che sono poi delle no, sarebbe no, bellissimo, Buenos Aires è altro, ecco. tutto sbagliato. E in questo, guarda, ci sarebbe molto da lavorare. Lanciamo un appello, che qualcuno si metta a studiare, anche perché gli argentini viaggiano moltissimo, e qui ci sono tanti turisti, non tanti italiani, ti dico, però vedo tanti francesi, tanti americani che si sono trasferiti qui, perché è un posto dove si vive molto, molto bene, si può vivere molto bene. È ancora nonostante, beh, insomma, poi parliamo di una città che ha un bel po' di milioni di abitanti, quindi sembra quasi come parlare di una prateria, ma si distribuisce poi come prateria, perché c'è molto verde anche in Argentina da voler sfruttare. La città è una delle città più verdi del mondo. Io vivo in questa zona che sia Palermo e ha un parco bellissimo, il verde è molto curato, ci sono degli alberi meravigliosi, e quindi per me che sono comunque cittadino ma che ogni tanto ho bisogno di un po' di verde è il luogo ideale. Forse l'ho già detto, ma è pieno di piste ciclabili che sono state attrezzate negli ultimi anni, quindi sta diventando ideale anche per girare in bicicletta. Bisogna fare un po' di attenzione che gli argentini non ci pensano, si dimenticano che c'è la bici sempre, quindi devi farti notare. Però ciclabilissima, e soprattutto per come è fatta la città, che è tutta plana, è tutta piatta, certo. Lì vai tranquillo, puoi andare ovunque in bicicletta. Ti muovi ovunque con una certa libertà anche sulle ruote, questo è importante, perché poi vivendo in un posto così verde si respira anche bene, nonostante magari Si chiama Buenos Aires, in realtà dovrebbe essere una città, potrebbe essere, con l'inquinamento che c'è, appunto, con il parco macchine che abbiamo, dovrebbe essere inquinatissima, in realtà siccome c'è sempre vento fortunatamente non lo è, quindi non è Lima, ecco, non immaginatevi Lima, che il clima invece è assolutamente, la città ha un'aria irrespirabile, non è un posto così, c'è un bellissimo clima a Buenos Aires, venite in Argentina. Bello, mi piace perché ne parli con a parte che ormai sono diversi anni che vivi a Buenos Aires, quindi 7 anni, ok, questo è il primo anno che praticamente ti perdi l'estate da noi italiana, l'estate italiana, lui è un po' si distribuisce così, il nostro amico Francesco Vercillo, che tra l'altro ogni domenica puntualmente trovate in diretta sul canale di Radio 2 con Italiani in Continenti, con Stefano Marzocca e Stefano Sarcinelli direttamente da Roma. Ci sono delle novità del programma, comunque avrete modo di ascoltarle mano a mano ogni domenica, questo è importante, ma io volevo aprirla questa parentesi, che non siamo mai distanti ma così vicini e così pensanti, a volte veramente intolleranti, ok? Volevo parlare di questa cosa molto bella, perché pare che questo programma World Music Today abbia scavalcato di netto Channel One attraverso l'app social music. Non, guarda, mi sono fatta questa risata, perdonami, ti voglio bene. Ti posso informare che in questo momento, ho controllato qualche minuto fa, ma Channel 2 e Channel 1 sono ritornate in cima alla classifica dei canali ascoltati e sei al terzo posto. Va bene, d'accordo. Allora, c'è questa applicazione per chi ora, in questo periodo, usufruisce e sfrutta smartphone con la mela e prodotti praticamente anche legati a tablet con la mela, di scaricare questa app. Si chiama I Am Social Music News, è una app molto bella, raggruppa veramente un sacco di interessi musicali.
ogni tanto mi diverte anche condividere attraverso l'app le diverse radio, chill out piuttosto che fusion rock, anni 60, 70, 80, perché trovi veramente della musica molto interessante. È un'app molto interattiva che vi fa giocare. Tra l'altro è arrivato anche il primo aggiornamento e me lo sono gustato, proprio visto il download. Scaricami tutto. Sì, aggiornamento dopo aggiornamento, ce ne saranno altri ancora. Per chi ancora non l'ha scaricata, assolutamente dovete farlo, è gratis. Ecco, è bellissima l'app per se hai un Apple TV, perché ovviamente la puoi mettere in televisione, ed essendo un'app dove girano video musicali e dove ci sono notizie, come dire, la sua collocazione perfetta, ideale, se hai la Apple TV e vederla in televisione. Bella anche questa nuova GIF, questa nuova immagine che rappresenta un po' l'app con appunto la triade, no? La famiglia televisione, tablet e smartphone, che se la ridono e dicono noi siamo la triade. E dovete poi passare, ci sono grandi novità, sì, di Rolando. Bello, bello, bello. Possiamo annunciare la nascita di un IM per le aziende. Basta, non dico nient'altro. Un IM per le aziende. Per le aziende. Quindi le aziende avranno modo di sfruttare volentieri questa applicazione gratuita. Ricordiamo che è importante, tutto gratis. Ok. Tutto continuerà ad essere gratis e ad avere offerte gratis per tutti. Quindi. Stiamo lavorando anche per l'altra famiglia, attenzione, non è che si sta praticamente, so che lo staff di IM Social Music News sta lavorando anche per la piattaforma Android. Chiedono tanto questa applicazione per Android, vedremo. Va bene, potete anche provarla e nello stesso tempo non dico giudicarla, ma parlarne, e il commento è molto importante perché delinea quella che l'applicazione comunque ha, che sia sensato, sincero, ma soprattutto sentito, no? Nel bene e nel male, con tanti consigli. Guarda, io invito le persone che hanno scaricato l'applicazione, qualsiasi tipo di commento è gradito, tramite l'app ci si può scrivere e noi riceviamo sempre email alle quali rispondiamo in tempi brevissimi, nel senso che ci lavoriamo tutto il giorno, quindi cerchiamo di fare un buon servizio, ti dico, perché quando poi cominci a vendere in tutto il mondo cominciano ad arrivarti email da tutto il mondo e devi essere anche rapido e far capire, come dire, che l'equipo trabaca. Siccome l'equipo è piccolo, come dire, cerchiamo di fare il possibile. E nel nostro piccolo, senza distanze, senza barriere, cerchiamo anche di dare molte attenzione a quelle che sono le vostre, soprattutto domande che possono essere interessanti, perché possono creare anche forma di discussione. Quando si parla di discussione è bello anche poterne anche discutere. Questo è un po' il cappello introduttivo di quello che l'app non solo fa, perché tramite poi chi la usa tutti i giorni si vive in maniera migliore, no? Guarda, io ti voglio, visto che prima ti ho detto questa cosa per le aziende, voglio anche spiegare una cosa che secondo me è giusto fare, che l'app, per quanto sia complicato il suo funzionamento all'interno, in realtà per chi la usa è un giochetto, però dietro c'è un sistema molto semplice e sarà molto, molto semplice per chi ha un negozio e vorrà farsi la sua personale TV da offrire ai clienti gratuita tramite IM, in un modo molto semplice, tramite una pagina Facebook si può fare. È importante perché poi tutto quello che è il mondo del commercio, che fotografa un po' quella che è l'esperienza che stiamo vivendo, no? Dai nativi ai formativi, ai digitali, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra una serie di tribù, no? Quando si parla di chiusa internet. E si può dire soltanto semplicemente di chi sfrutta la rete in maniera proprio positiva, è tutta una vetrina, no? Cercare poi di essere in Facebook o in Twitter o in Instagram, in tantissime forme di social diverse, è comunque una vetrina per far sì che la gente possa guardare, possa parlare, possa discutere, possa essere anche condivisibile in tantissime idee. Guarda, è molto difficile, poi ti dico, ogni giorno nascono milioni di app, quindi venire fuori è complicatissimo. Il nostro paese è anche un paese scettico e spesso cattivo con noi stessi italiani, perché lo vivo giornalmente e purtroppo ti dico che dall'Italia, per quanto abbia ovviamente una buona risposta sull'app, perché sono italiano anche se vivo in Argentina,
però sarà che forse come immigrato all'estero sento molto la mancanza dell'Italia per certi versi, ma come dire, manca un po' l'orgoglio italiano, non mi sento difeso dagli italiani, cioè il fatto di essere italiano e di essere un progetto italiano nel quale qualcuno ci sta credendo, perché l'app sta andando bene, è difficile, è molto difficile, siamo scettici noi stessi italiani ed è una cosa non bella. Invece mi auguro, crediamo che poco nelle nostre forze, a volte siamo un po' più esterofili e non guardiamo effettivamente che i nostri a parte che lo si dice tutti i giorni, no, quanti i nostri cervelli stiano in fuga, tra parentesi, uno poi si chiede il perché. Perché sì, perché anche quando ci potremmo aiutare in realtà ci boicottiamo quasi, no? È veramente brutto. Ci sono parole come fratellanza, solidarietà che nel nostro paese si sono completamente dimenticate. Speriamo ci sia questa voglia di riemergere attraverso magari questa, che ne so io, sorta di globalizzazione del cibo, no? Che si sta sviluppando qui a Milano, con l'Expo, magari, che ne so, creare anche un qualcosa di diverso anche attraverso tutte le persone che arrivano dall'estero e magari aprire un po' più la testa a chi deve sorbirne poi magari un'attenzione, no? Di tutto quello che capita attorno. Non lo so, guarda, se stai parlando dell'Expo, come dire, è un tasto difficile, complicato. Io penso, senti, a proposito, non ho, in Argentina non ho ancora la mia posizione. In Argentina perché comunque si parla di nutrire il pianeta, si parla di insomma tantissimi paesi, l'Argentina è presente. In Argentina come hanno, o come è pubblicizzato questo evento, se lo è, dell'Expo? Mm-hmm. Io non ho visto assolutamente nulla, ma so che c'è uno stand molto bello argentino. Io ti posso dire che da un punto di vista ambientale qui purtroppo è un disastro, è tutto in mano anche alle multinazionali e le poche cose biologiche per esempio che si trovano sono abbastanza di difficile reperimento e sono carissime, quindi è abbastanza complicato, immaginati un mondo dove l'Argentina è un granaio, perché è il più grande, fra i più grandi, è il primo o il secondo produttore di soia al mondo. Sì. E la maggior parte di questa soia è transgenica. Qui la Monsanto ha fatto tabula rasa di tutte le piccole produzioni, non c'è più niente. Ecco. E si vive il problema anche di questo, perché attraverso poi tutta questa situazione c'è una problematica di fondo notevole. E come dire, per chi come me, forse come molti spero, siano un po' attenti ai movimenti economici del pianeta, la globalizzazione non è stato tutto positivo. Forse la cosa più bella della globalizzazione, se vuoi, è internet, cioè la velocità con la quale i nostri pensieri possono viaggiare da una parte all'altra del pianeta. E in questo senso piccole cose, qui fra l'altro anche molto criticate dal chi è stato incontro alla presidenta, la Kirchner, che è stato quello di regalare ai giovani e ai ragazzi più meno abbienti un portatile, che è stato molto criticato. Io quando giro per la città anche in bicicletta e vedo questi ragazzini che rubano il wifi ai negozi, che è gratis, perché tu vai in un negozio, cazzo, è gratis qui il wifi, è tutto aperto, vedi questi ragazzini con questo computerino regalato dal governo che possono navigare qualunque cosa faccia. E cultura, il movimento è gente che comunque qualcosa impara, che si muove, conosce, e io questo lo trovo meraviglioso. Sì, è importante. Si sta vivendo anche una giornata un po' particolare in Italia, c'è questa riforma ingiusta o giusta o meno che sia, ci sono scioperi a macchia di leopardo in tutta Italia per quanto riguarda il problema scuola, che l'Argentina affronta in maniera un po' più friendly, no? Un po' più amichevole, un po' più con meno distacco e soprattutto con un aiuto maggiore attraverso le istituzioni, perché poi usare anche la rete è importante, perché ci si può anche informare, ci si può scaricare libri di testo che sono praticamente quasi gratuiti per alcuni paesi. Qui c'è un movimento per esempio di libri spaventoso,
tutti gli italiani che intervisto per lavoro per la Rai, tutti quanti mi dicono: ciao Maria, qui c'è un mercato dell'usato delle librerie, una roba impressionante, si trovano delle edizioni deliziose. Io non ho questo pallino, quindi, come dire, non capisco, ma mi ha stupito molto il numero di persone che mi hanno detto questa cosa qui. Di fatto, se poi giri per la città, è pieno di librerie. Caso assurdo, per esempio, io lo trovo ridicolissimo che da noi non esisterebbe a una quadra, cioè a 100 metri da casa o da 3 anni, un negozio delizioso gestito benissimo da un ragazzo molto bravo che vende vini, e divide questo negozio, che è molto grande, con un ragazzo che vende libri. Quindi c'è una libreria e una vineria, una bellissima accoppiata. Veramente. Allora, immagina che c'è questo negozio, poi ce ne sono altri due, sempre negli stessi 100 metri, ed è spuntato un ristorante adesso. Qui ce ne sono centinaia, cioè una roba, non ho mai visto una città con tanti ristoranti. È spuntato un nuovo ristorante, anche questo vende libri. È un'altra libreria. C'è una forma anche di... Girandolo è aperto un'altra libreria, vineria. Beh, complimenti. No, c'è qualcosa praticamente che viaggia anche, no? A livello probabilmente anche di comodità mentale, no? Trovare il libro con qualcosa che può essere anche sorseggiato e nello stesso tempo diretto. Io trovo che sia un'idea bellissima. Sì, mi domando che giro di soldi ci possa essere dividendo il mercato in tre, in 100 metri. È questo che non capisco. Però continuano qui ad esserci, a crearsi delle realtà notturne soprattutto incredibili, perché c'è un movimento notturno che da noi in Italia non c'è. Ci piace perché attraverso le tue parole, Francesco, si assapora proprio la vita di Buenos Aires, ci si immerge, no? Tra la Boca, il quartiere Palermo, tra tutte queste cose che sono veramente, non oserei dire diverse, ma che sono importanti, che noi dovremmo importare volentieri. Magari, che ne so, attraverso queste parole qualcuno si sta già attrezzando per dare ad una botte secondo me ci sono, guarda, delle cose che dovrebbero forse gli italiani recuperare, che è un po' il loro passato. Noi tendiamo a dimenticare tutto, no? Tutti gli avvenimenti, tutte le cose belle e brutte che funzionano nel nostro paese, e compreso dimenticare una grande fetta di italiani che continua ad emigrare. Siamo un popolo che continua ad emigrare, ma che dimentica il passato completamente, e che quindi, come dire, riscoprire, mi auguro che riscoprano parte delle loro origini, e quindi che venire in Argentina è anche un bel viaggio nel passato, pur non essendo un paese che abbia moltissimi anni di vita e molta storia. Però nello stesso tempo recupera l'emozione, recupera l'emozione di quello che è l'essere italiano. Sì, assolutamente sì. Non so se poi agli occhi tuoi e degli ascoltatori sembrerà una cosa un po' triste, però secondo me... No, io lo vivo, lo vedo, perché poi indipendentemente da tutto noi siamo in collegamento quasi quotidiano, no? con te, con Sandro, con il lavoro che si sta movimentando attraverso l'applicazione, non solo, attraverso anche l'amicizia, e c'è questa sorta di capire attraverso anche quello che tu vivi, l'essere praticamente italiano proiettato anche all'interno soltanto semplicemente di una finestrella che è quella di Skype, ma si respira l'aria, credimi, il messaggio passa. Meno male. Il messaggio passa, arriva bello dritto e soprattutto colpisce il cuore. È molto sentimentale, è quello che poi praticamente noi siamo fondamentalmente, via, dai. Siamo sentimentali, assolutamente sì, noi siamo appassionati, ci appassioniamo alle cose. Trovo che, come dire, il valore della vita è quello, cioè se non ci fosse la passione... Saremo veramente finiti. Senti, allora, domenica puntuale come sempre alle 13:40. 13:40, e dalla metà di giugno poi invece saremo tutti i giorni in onda su Radio 2 alle 15. Quindi, il momento accontentiamoci della domenica. Ok, poi da giugno ci sarà praticamente questa valanga di italiani incontinenti che vi porterà per tutta l'estate insieme in giro, per non soltanto per le vie di Buenos Aires, ma per tutti i collegamenti che questo programma di Radio 2 per l'appunto contiene. È arrivato il nostro amico Sandro, vogliamo salutarlo?
No, non c'è, è chiuso nell'altra stanza. Ah, ok, salutami Sandro e buon lavoro. Grazie. Per quanto riguarda l'applicazione che sta veramente andando forte, e complimenti, al prossimo aggiornamento. Grazie, continuate a scaricare che è gratis. Mi raccomando, fatelo, anzi, IM Social Music News, che ripeto, attualmente trovate soltanto semplicemente nello store di Apple, è facilissimo da raggiungere, basta scrivere le parole, le lettere come si pronunciano mentalmente, non solo, e i motori di ricerca vi portano poi attraverso l'Apple Store e da lì il download, eccetera, eccetera. Sì, e fateci sapere. Anche siamo in Facebook, anche noi. Bravo, bravo, cosa molto più semplice. Siamo in Facebook. Buon lavoro, a presto. Grazie, ciao Beppe. Ciao, ciao Francesco. La pizzeria ristorante orientale Da Franco? Amore al primo morso. Da Franco. Da Franco. Da Franco. Cucina italiana, cinese ed unica a Lecco. Thailandese. Inoltre pizze dai mille sapori e prelibate grigliate di carne e di pesce. A mezzogiorno prova il menù lavoro a soli 8 euro, anche con la pizza. Da Franco. Da Franco. Da Franco. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, chiuso il lunedì a mezzogiorno. Prenota allo 0341 26 31 14. Ripeto, 0341 26 31 14. Da Franco si trova a Doggiono in via Locatelli 2830, di fronte al vecchio ospedale. 0341 26 31 14. Uno spazio bello, pieno di cose belle, che funziona come un salvadanaio. Chilomania, il negozio bello ed elegante dove vendere e comprare articoli nuovi ed usati di qualità. Tutto appeso. Qui hai la possibilità di dare peso e trasformare in denaro ciò che non usi. Trova l'affare che cerchi. Chilomania seleziona, pesa ed espone i tuoi abiti, scarpe, borse, accessori e molto altro. Qui compri e risparmi, vendi e guadagni. Chilomania in via Francesco Nullo, angolo Corso Europa 55, a Calolzio Corte. Il salvadanaio del nuovo e dell'usato di qualità in città. La CRL Elettronica, centro assistenza a telefonia, cellulari, cordless e fax, comunica alla propria clientela che il proprio centro assistenza in via La Santa 62 di Civate, telefono 0341 551 006, è aperto anche ai privati, oltre che per prodotti in garanzia, anche per cellulari, cordless, fax e ricetrasmittenti fuori garanzia, con tempi di consegna brevissimi. CRL Elettronica, a Civate, telefono 0341 551 006. CRL Elettronica, sempre un passo più avanti. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. 104 News. Green Time. Benvenuti a Green Time, all'angolo verde per noi, gli animali e l'ambiente, in studio Francesca Sassoli. Finalmente potremo vedere i macachi dell'Università di Modena fuori dalle gabbie dei laboratori. Un risultato reso possibile da anni di lotta della LAV di Modena, di azioni realizzate con Animal Amnesty e Anima Animale nel coordinamento Salviamo i Macachi, grazie anche al sostegno di migliaia di cittadini uniti per protestare contro lo stabulario dell'Università di Modena, dove si utilizzano macachi per test molto invasivi sul cervello. Sentiamo. Grazie alla LAV, il Comune di Modena ha firmato un protocollo d'intesa con il rettore dell'università che stabilisce la salvezza dei 16 macachi ai quali non erano stati inseriti apparecchiature nel cranio, stabilendo uno storico stop agli esperimenti sulle scimmie. La LAV ha già rinnovato al Comune di Modena la propria volontà di assumere la responsabilità dell'intera colonia dei macachi liberati, assicurando il recupero degli animali in centri specializzati, dove, grazie ai fondi raccolti dall'associazione con il 5 per 1000, potranno ricevere le adeguate cure e vivere per sempre, riscaldati dalla luce del sole, liberi di giocare. Si tratta di un cambiamento simbolo, commenta Michela Kuan, biologa responsabile nazionale LAV. Una speranza non solo per le vittime della vivisezione, ma anche per l'innovazione della ricerca. Via libera al doggy bag, basta indugi contro gli sprechi. A Milano sono stati presentati dei modelli belli e funzionali per portarsi a casa il cibo avanzato. Con Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica, in collaborazione con Slow Food, per il progetto Doggy Bag, se avanzo mangiatemi. Con noi Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. È una campagna di tipo culturale sulla quale da tempo eravamo impegnati, perché il doggy bag è un contenitore che è interamente fatto in cartone ed è evidentemente quindi anche poi alla fine riciclabile, se lo si riterrà. Abbiamo
sperimentato un'avventura magnifica mettendo assieme un magnifico team coordinato da De Tucci e da Kerbacher, che ha coinvolto sei tra illustratori e designer. Sono usciti del contenitori, appunto i doggy bag, se avanzo mangiatemi, che oltre a essere evidentemente funzionali, utili, sono anche direi molto 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 belli da vedersi. Rimaniamo invece a tavola e parliamo di Expo 2015, l'esposizione universale che si è aperta il 1 maggio a Milano. Il tema è l'alimentazione. Nutrire il pianeta nel rispetto dell'ambiente è una grande sfida a cui Dio chiama l'umanità del 21° secolo. Questo il messaggio che ha voluto lasciare con un video Papa Francesco alla platea di Rho riunita venerdì scorso per l'inaugurazione dell'esposizione universale, un'occasione unica per parlare di ecosostenibilità. Ed è tutto per questo appuntamento con Green Time, un saluto da Francesca Sassoli. 104 News. Successi di oggi. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104. World Music Today. Cosa resta del passo? Riesce a mandar giù, il mare oggi è proprio un'ora in più. Ma qui nessuno ti ha perdonata quando da casa te ne sei andata. Quanti progetti in mente puoi finire a guardare il cielo. Cento blu e un giradischi rovinato che ormai non va più. Tuo padre non ti ha mai parlato e questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da fare e adesso cerchi un figlio per parlare.
Ci prende la voglia di viaggiare con il buon Pino Daniele, visto che oggi tra le altre cose siamo stati anche a Napoli volentieri e nello stesso tempo abbiamo dato anche spazio alla nostra amica Roberto De Martino, vi dicendo, per tutto quello che è il progetto di questo Napoli in Treatment, giusto per collegarci al buon Pino Daniele. Senti, allora qui mancano circa 19 minuti alla fine di questa nostra kermesse che oggi ti ha visto anche il protagonista con me, grazie per esserci comunque, perché ogni tanto è bello ricordare queste cose. Ringrazio te, poi è stato un bel giro del mondo, una bella passeggiata, quattro passi in compagnia e via. Noi viaggiamo spesso con One Music tra le nostre diverse amicizie che sono un po' sparse quella per il mondo, in Italia, in Argentina, a Londra, giusto un paio di settimane fa con l'amico Simone che sta veramente facendo delle belle cose a Londra, magari lo incontreremo settimana prossima. Certo. Che insomma è bello, dai, si respira anche questa atmosfera un po' particolare. D'altra parte si chiama Sky Pass proprio per certo, vabbè, una battuta un po' squallida, ma era l'unica che avevo a disposizione, niente. Non ne parliamo di questo, stendiamo questo velo pietante, non pietoso, no, perché prima leggevo, ti ricordi Salvo Mangano, che è stato qua ospite, cabarettista molto di Zenica, e ha pubblicato una barzelletta che ha detto che c'è stato un incidente sotto casa sua e non possono, cioè praticamente c'è stata una tragedia e non possono neanche fare il funerale perché c'è scappato il morto, mi ha detto. Addirittura. No, dico, pensa, non posso fare il funerale perché è scappato il morto, ecco. Certo, ma lui le fa ste cose. Vabbè, no, se sei scappato è un grande. Anzi, salutiamo. Sono delle cose molto belle, molto friendly, molto, certo, molto inglesi, cioè, visto che si parla di Inghilterra in questi giorni, la piccola nanata, che è Charlotte e tutte queste cose qui. Che poi è importante. Un bel lavoro di diplomazia il nome della piccolina dei ragazzi di Windsor, la nuova nata in casa reale. A proposito di battute inglesi, queste cose qua. Charlotte, la Charlotte, chiamava, Charlotte. Certo. Uno dei tre, Charlotte. Se nasceva in Italia la chiamavano Totò, non lo so, dico. Non lo so. Io vengo dietro al tuo discorso. C'è stato un bel lavoro di diplomazia reale, insomma, qua c'è stato anche un bel lavoro di. Si sono accavalati un po' di anni e questo nome viaggia nel tempo di questa nea appunto bimba della casa reale inglese. Va bene. Senti, io ti saluto. Te ne stai andando? Ti ringrazio. Non lo so, dico. No, io ti ringrazio tanto per esserci stato. Questo grazie ti volevo a portare. Te e a tutti quanti, insomma, è una bella parentesi ogni tanto salutarvi tutti quanti. Lo abbiamo fatto già quando ero in Sicilia con un poi magari ci sentiremo, no? Quando andrai presto, ma sarà sì, il tuo viaggio, sì, no? Non okay. Si escludono magari anche dei collegamenti, per carità, anzi ti terrò informato su tutte le manifestazioni che avvengono radiofoniche, di spettacolo, perché poi andiamo contro la stagione estiva, quindi la Sicilia avrà diversi appuntamenti, molti appuntamenti, e tu da Siracusa potrai raccontarci un po' quelle che sono tutte le piazze. Non è detto che non ti porterò qualcuno in diretta. Beh, grazie, molto gentile, ma sono delle belle cose, grazie. Buon viaggio. Farò l'inviato, mi ci manderete in quel paese. Volentieri, no? Sì, volentieri, volentieri. Allora la prossima è la Siracusa, va bene, d'accordo. Grazie a tua idea. Ti saluto, ciao. Intanto noi continuiamo a regalarci i bei successi, un buon pomeriggio anche ad Ale, ciao. Mancano intanto 16 minuti alle 5 di questo pomeriggio che, beh, insomma, ci vede un po' qua e là in giro per il mondo, e non soltanto verbale ma anche musicale. Cerchiamo di spaziare un po' con i nostri bei successi che arrivano uno dietro l'altro attraverso le nostre belle chiacchiere che si distribuiscono volentieri attraverso applicazioni, attraverso interessi, attraverso librerie, vinoteche e via dicendo. La prossima canzone è con un gruppo che amo veramente tanto perché sono molto bravi e tra l'altro tra poco arriverà anche il nuovo album, sono i King of Companions. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again.
without a means. You have to get somewhere. Somehow they'd notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again. The loneliest people were the ones who always spoke the truth. The ones who made a difference, but were standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. Ci arrivo, e pian piano non distrarmi, ti prego, perché se poi mi distrai non ci arrivo più. Bisogna cercare con parsimonia la canzone, il titolo, il cantante, cancellare. Questo è un po' il lavoro che ci tocca ogni volta che cerchiamo di avere sotto mano un brano. Una volta invece prendevi questa bellissima copertina dei dischi, lo sfilavi, avevi praticamente poi tutto questo. Era già una magia quello. Hai capito? Allora, adesso devi essere paziente. Ma molto paziente, ma sei sicuro che si chiama così? Sì, tipo? Sì. Ma vedi che non c'è? C'è. Cioè, sei sicuro? Scrivi ancora una lettera. Ma chi è? Questo qui? No, non è questo qui. Fanne ancora un'altra, dai. Compriamo una vocale. Dov'è lì che non c'è? Te lo cerco io, dai. Grazie, molto gentile. Stiamo cercando una canzone veramente con un'attenzione pazzesca. Comunque, perché adesso, usando questi oggetti che si chiamano computer, ne parliamo, no? Tantissimo di quanto la tecnologia sia importante, e quanto sia arrivata anche alla radio, tutti questi programmi con diversi produttori, no? Che gestiscono tutte le varie radio in Italia. Ci sono diversi formati, poi chi lo ama in un modo, chi in un altro, ma nello stesso tempo poi il succo è sempre quello, no? Programmi la tua bella playlist. E oggi come oggi, purtroppo, il PC praticamente la fa un po' da padrona, e non ha più, secondo diversi punti di vista, anche l'emozione di quella che è la classica caratteristica che contraddistingue a volte il disc jockey, quella di cercare volentieri la canzone, e questa mi piace per questa cosa, mi piace perché si vive questo momento, eccetera eccetera eccetera. Senti, ci siamo arrivati intanto piano piano, ma con molta tranquillità. Devi essere molto tranquillo. Beh, bravo, perfetto, sì, noi siamo sempre live, mancano 11 minuti alle 5, siamo alla ricerca davvero disperata di questa canzone che vogliamo. Ecco, aspetta che ci arriviamo, torniamo indietro. Intanto ricordiamo che l'hai trovata? È quella lì? Bravo, sei stato veramente veloce, complimenti. Il nostro amico Stefano Redi in regia è veramente una mano, la mano più veloce del West. Potresti essere il protagonista di un film di Sergio Leone con colonna sonora di Ennio Morricone. Ennio Morricone, ogni tanto magari vi fanno vedere, questi film sono bellissimi. Sono spettacolari, voi senti queste musiche. Ma pazzesche. Tornerà questa atmosfera che c'era a livello musicale, a livello anche di cinema? Senti, secondo quello che praticamente prima ci raccontava Francesco Vercillo da Buenos Aires, sì. No, manca un po' questa nostra voglia di essere un po' più attenti alle nostre cose, e quindi di dire: ma che diamine, ma siamo anche bravi a far questo, a far quest'altro. Non perché chi si loda si imbroda, ma perché la verità, poi fondamentalmente noi italiani, per quanto riguarda il discorso artistico, abbiamo insomma un bel prodotto da esportare. Beh, la creatività non manca, ci vorrebbe di più il valore della persona comunque. Magari un po' più di meritocrazia attraverso determinate cose che possono anche trovare a volte difficoltà soltanto per la parola che in alcuni momenti si distribuisce anche male, no? Comunque, beh, non per distinguere chi abbiamo incontrato prima, però voglio dire, poi fondamentalmente lo spazio di
quello che dall'Italia all'estero è anche purtroppo, l'abbiamo detto anche prima, la fuga dei cervelli. Speriamo che tornino volentieri, che ci siano incentivi anche da parte dello Stato per far tornare queste belle teste pensanti, Intanto ascoltiamo l'applicazione IM Social Music News, che io tutte le sere clicco, World Music Today, come anche tutti gli altri canali, e devo dire che è un'applicazione studiata veramente bene, ma soprattutto molto, come dire, facile, sì, intuitiva anche, è molto intuitiva, sì, davvero. Sì, sì. Questa bellissima. Cosa molto, molto importante che si distribuisce bene con la velocità della mano, perché oggi la velocità stessa della mano, giusto la tua prima con il mouse, ma di quella che oggi è chiamata un po' la pollice mania, è quello che capita quando sei lì a smanettare, il giusto classico termine, su ogni dispositivo per essere più veloci, per essere più attenti, poi magari il T9 classico di una volta ti frega, le parole intelligenti vengono distribuite male, i suggerimenti, bravo, io ti suggerisco questa, poi non è quella, ah guarda, scusa, l'autocorrezione che penso che tutti mi ha fregato. È vero, questa è anche una delle pecche che i dispositivi oggi hanno, questa disparata ricerca. Il T9 è stato comunque un successo di tante generazioni, perché tutti se lo ricordano, è un marchio che è rimasto stampato. Ma voglio anche ricordare che nei vecchi cellulari, almeno personalmente, io riuscivo anche a comporre le suonerie, non so se te le ricordi. Stupende, tra l'altro, stupende, perché le suonerie che poi personalizzate potevano contraddistinguere ognuno di noi erano veramente molto importanti, e sono poi importanti tutte le suonerie, perché a volte ti capita che il tuo telefono, no? Magari rispecchia la suoneria di chi ti passa accanto e distrattamente lo prende e dice: no Mario, non è per te, è per me. Succede, no? A volte capita che sei distratto dalla suoneria che vuole la tua e dici: chi mi chiama? Invece nessuno, chiamano quello oppure vicino, la suoneria è talmente bella che non rispondi al telefono. Anche questo è vero. Allora, noi stiamo intanto arrivando in fondo a questo appuntamento, ci sarà il Diaco dopo? Sì, c'è Daniele. Dov'è Daniele? Daniele è arrivato, sta facendo una pausa a caffè. Daniele, ci sei? È arrivato anche Daniele, magari parliamo tra poco con il nostro amico Daniele Diaco, che sarà prossimo alle 17 all'appuntamento di World Music Today con Beppe Tuoto. E d'ora volentieri, perché no, andiamo a regalare una canzone che io veramente, insomma, devo dire la verità, mi fa letteralmente impazzire. È bravo lui, molto bravo e soprattutto elegante nel suono. Ieri abbiamo ricordato quanto sia cresciuto in Motown il ragazzo e quanto veramente con questo suono dia veramente una carica impressionante. Curtis Harding, questa è Next Time. Somewhere else, living in the past. Will we travel on, be the way for you, be the little faith and some following. I will see you there, we can start again, as a love affair, or just a friend. Will we travel on, be the way for you, be the little faith and some following. I will see you there, we can start again, as a love affair, or just a friend. I'm focused on my future, I settled on the past. I'd change some things, girl, since you seen me last. Will we travel on, be the way for you, be the little faith and some follow-through. I will see.
altro è il classico Hammond, no? Il classico organetto che usava il buon tastierista dei Doors, quello che ricorda certe sonorità, sì, particolari. Ray Orzabal, mi pare che si chiama. È lui. E viene richiamato volentieri anche all'interno di questo brano di un bravo Curtis Harding, Next Time, bell'album. E soprattutto lui molto bravo, arriva lui, da. Lui si chiama Curtis Harding. E la canzone Next Time. E c'è veramente l'uscita di questo lavoro molto bello. Ti invito ad andare proprio sul suo canale YouTube, perché ha diversi brani anche del precedente lavoro dell'anno scorso. È stato in Italia a febbraio dello scorso anno, pare ci sia anche imminente una tournée italiana, quindi il ragazzo cresciuto, ieri l'ho detto, no? Mi hai detto che c'ha 25 anni. Esatto, molto giovane, tra le altre cose è cresciuto con una mamma insegnante di musica gospel, quindi puoi immaginare, canti in un certo. Se non ce l'hanno dentro loro, la musica. Cioè questi ragazzi arrivano a fare delle cose veramente che dici, ma andiamo a messa volentieri? Sì, sì. Dici, io vado quasi quasi a messa, così mi ascolto anche un corretto gospel che mi riempie anche d'armonia. Ciao Benny, ciao. Che mi riempie anche d'armonia il partecipare a queste cose molto molto sacre. Come stai? Bene, grazie. Questa era la domanda. benissimo, e sono contento. Sono quelle domande lì che sono che essenziali. Cioè, ogni tanto arrivano. Valgono una diretta. Ogni tanto arriva questo ciao. Come stai? Magari in una diretta no, ma un intervento sì. In un'indiretta forse. Possiamo anche farcelo indirettamente, questo come stai, ce lo postiamo, perché oggi si ama molto dire come stai, ma come stavi, perché poi non c'è questa situazione molto. Ma come stavi ieri? Perché ti ho visto con le immagini postate. Sì. Non c'è questa voglia di dire ma come stai? Presente. Alza la mano e di. Ci sono. Com'è andata oggi invece? Bene, devo dire la verità, oggi abbiamo fatto un giro molto molto largo, l'abbiamo presa proprio e l'abbiamo distribuita abbastanza bene. Siamo partiti da Napoli, siamo volati in Sicilia e poi siamo andati a Buenos Aires per poi essere tornati qui volentieri. A Malgrate. Nella cornice di Lecco. Nella nostra zona molto molto bella, dai, comunque, devo dire la verità, in questo periodo poi. Ammettiamolo, dai, è bella. Nonostante magari qualche volta sia bagnata la situazione, perché è umido, c'è sempre umidità. Molto English. Molto tiga. È una condizione tipicamente climatica di questa zona. È vero. Allora, tu oggi hai lavorato? No, oggi no. Oggi eri tranquillo. No, il martedì non lavoro mai. Io pollice verde. Per essere qui. Pollice verde. Semaforo verde. Oggi eri praticamente uno dei tanti di Nutriamo il Pianeta. E dove vuoi andare a parare? No, cioè dimmelo anche esplicitamente, così se vuoi ne parliamo. Cioè. Io non volevo arrivare. No, dimmelo. Sai, perché io ho pensato a una cosa, no? Tu parlavi di pianeta. Nutriamo il pianeta. A cosa ti riferisci? Siamo vicini all'Expo, no? Ah, ma a me non, come zona, no, non me ne frega niente. Ma che me ne frega a me di Expo? Guarda, proprio non mi interessa. Anzi, credimi. Guarda, posso dirti una cosa? Dimmi tutto. Io, vabbè, magari lo sai già, no? No, io voglio che tu lo dica. Io non guardo la TV da un bel po' di tempo, no? Meno male, no? Condivido e appoggio. Specialmente i telegiornali. Però diciamo che occasionalmente vado sul social, sul mio profilo di Facebook, e guardo la home e vedo per curiosità quello che succede, quello che fanno, quello che si sente. Cioè, non guardando la televisione o non seguendo le notizie al telegiornale, non ascoltandole persino, no? Certo. Se accendi la radio, è tutto finto. Cioè, quello che dice la gente sono le cose che dicono i media. Cioè, è tutto irreale. Quindi tu praticamente attraverso il tuo occhio attento nella home di Facebook hai praticamente percepito che c'è un collante tra quello che la gente descrive post per post, giusto per dare anche i termini corretti di quello che è il periodo. Certo. E fotografando praticamente quello che invece i media o media, chiamate. Cioè, le persone sono troppo condizionate dai media, ma in modo incredibile, è la vita stessa che è condizionata. Perché se io che mi stacco ritorno e vedo che la gente parla
di non so cosa è successo negli ultimi giorni, forse i Black Bloc a Milano. Che io devo capire ancora una cosa molto importante, guardando la stessa parola Black Bloc, ci sono diversi modi di essere scritta, non ce n'è uno che la scrive in maniera corretta. Black nero, Bloc con la C finale, no? Oppure c'è la K, oppure c'è soltanto la K, oppure c'è CK, oppure c'è CCC, eccetera eccetera. Comunque, però, al di là di quanto possa essere scritta in maniera corretta o meno, virgola, al di là di quello che giustamente tu riporti, perché la fotografia di quello che la gente posta è un po' quello che i media o media riportano, bisognerebbe un po' staccarsi. Oh, quello che parla appunto dei Black Bloc lì a Milano, l'altro che parla di Gramellini, che scrive sulla stampa, e di quell'altro che parla de... Invece di parlare di cose un po' più serie, di distribuirsi un po' di musica, di cioè, ma regalarsi un po' di... Tu vai lì, hai una... Certo. Cioè, è palpabile la cosa, vai lì e dici, ma che cosa vuol dire? Sì, sì, la domenica... Cosa sono le vostre vite? La domenica fotografata in lasagna, piuttosto che in cannelloni, o distribuita in broccoli di spinaci o abbondanti sushi, perché va molto di moda, quindi fotografiamo il sushi, perché chiaramente io sono stato al giapponese, e attenzione, le bacchette le tenevo proprio bene. No, io le bacchette non riesco a tenere. Devo mangiare per forza quella posata da giapponese, perché sennò... No, capisci, cioè c'è questo oggi, no? C'è questa voglia spasmodica di rappresentarsi, adesso arriva l'estate, il caldo, sì. E quindi cominceranno le prove. Costume non cominciano sulla spiaggia, cominciano lì dentro. Sì, per forza. Attenzione, perché questa è una cosa molto importante da sottolineare. E magari attraverso anche quello che è il discorso legato al social, scopri se fuori piove, se c'è il sole, se puoi partire o meno, se c'è coda, perché la gente magari non ce la fa. Però vedi queste immagini splendide la domenica, il sabato, tutti che girano a destra. Fuori? Non sai se a volte le cose sono prese e messe lì perché si vuole magari vivere. Ma decide sempre qualcun altro. Ah beh. È sempre così. Esattamente, esattamente. No, è proprio così. È così. Io ti ho portato via del tempo, ma sai che a noi ci piace. Scusa, no? Allora. Vai. Una volta le persone. Devi essere Daniele, oggi devi essere Diaco. Una volta le persone di domenica. Andando alla messa. Difficilmente andavano al centro commerciale. Molto difficile, anche perché erano chiusi, non c'erano. Da qualche anno a questa parte, sistematicamente, tutti i centri commerciali tengono aperti le domeniche. E tutti? Le persone si abituano e vanno al centro commerciale. È vero. È cambiata completamente. Ma mica l'hanno deciso loro. No, l'ha deciso il centro commerciale. È stato loro, certo, capito, certo. Imposto. Certo. Ormai penso che è così, poca sia è così la voglia per, di essere ed è così per tutto, è così per tutto, è così per tutto. E le persone si abituano, che parlo, abituare. Guarda, ti guardo con molta attenzione, perché oggi mi sei, al di là dell'essere polemico, mi sei vero. E quando la persona è vera ed esprime con la propria anima il modo di essere reale, di passate, no, questo termine, di fotografare la realtà, è per l'appunto anche presa da colori o bianco e nero, ma oggi si vive molto questo bianco e nero che, al di là di essere splendido per la fotografia, è un po' più cupo per le persone. Bisogna invece reagire, bisogna dare qualcosa di diverso. Ne parlavamo prima di questo con l'amico Francesco Vercillo da Buenos Aires, di quanto la gente non vuole a volte discutere. Perché anche te fai parecchio, fai degli interventi su cose serie, no? Cioè, su cose importanti, perché poi credo che fondamentalmente la radio debba servire a questo, non deve essere pensante. Quindi, amo la radio perché libera la mente, al di là della canzone splendida di Eugenio Finardi, che in questo periodo è in tour in tutta Italia. Tra l'altro ieri sera un appuntamento splendido, l'ho visto insieme ad Alberto Camerini vicino Bologna, hanno fatto una serata, ragazzi, veramente strepitosa. E poi sappiamo che Alberto Camerini è stato chitarrista per tantissimo tempo di Eugenio Finardi e sta appunto ritornando ad essere dal vivo nelle città. Guardate pure sui vari profili la data più vicino o prossima alla vostra città, non perdetevi il live perché ne vale assolutamente la pena, giusto per ricordare il tour di un artista indimenticabile italiano. Appunto è così, la radio deve essere, tornando al nostro discorso, pensante, deve creare questa sorta di scollante, quindi essere davanti a tutto quello che è il meccanismo di essere eterogenei, di essere omologati. Omologati in che senso, però? Omologati alle abitudini. Ah, ok, cioè nel tornando senso... alle abitudini, okay, tutti quanti che si vestono perché il colore è quello, piuttosto che guardare ad altro e magari essere completamente, non dico diversi, ma più attenti.
più se stessi. Più se stessi, bella, mi è piaciuta questa. Un aggancio di un passaggio di testimone oggi molto. Ma molto, se non è così, non lo facciamo. Assolutamente. No, a noi piace così. Noi godiamo di questo e sperando certo, che dall'altra parte sia stato lo stesso. Io mi congedo con un 7 minuti abbondanti. A me piacerebbe fare una radio dove non semplicemente possa dire quello che pensi, ma una radio dove dica come stanno le cose. Il coraggio, sarebbe il coraggio di dire le cose, quella possibilità poi di dire guardate che le cose ogni giorno per voi stanno così, non è che sono diverse, sono queste, svegliatevi. Cioè prova a pensare negli anni che lavoro che potresti fare nelle persone. Credo che la radio stia un po' tornando in questo, no? In quello che praticamente è web, sì, perché il web a volte lo diciamo è libero anche se è controllato, di questo lo sappiamo, eccetera, eccetera, non è inutile che stiamo qui a creare un altro dibattito, però la radio nel web oggi ritorna ad essere ancora protagonista, un po' come la radio anni 70, io continuo a battere il chiodo su questo, perché? Perché dai parola praticamente alle immagini, attraverso il web che è immagine e soprattutto lo scorrere di parole. Ed è più di immagini ultimamente. Molto, assolutamente, cioè, tu prendi, è molto d'impatto. Prendi la Repubblica, Corriere della Sera online, le pagine online di questi quotidiani qui. Non ci sono più i testi, no, i ci sono due titoli. È molto Twitter la cosa, sì, classico entro le 140 perché dopo uno si stanca a leggere e questi video pazzeschi magari rubati dalla rete, perché girano molti video che vengono poi presi dalla rete e riportati poi in questi quotidiani. Vabbè, insomma, è importante che ognuno poi attraverso tutta questa distribuzione di immagini, di informazione veramente in quantità esorbitante, no? Abbia di tutto questo la propria opinione. Ecco, la propria. La propria opinione, che è molto importante. La propria opinione. Ti ho portato via un po' di tempo, dai. Ti ho no, più via che altro sai cos'è? Magari a parlare troppo la gente magari si stanca. Si stanca? Vabbè, grazie comunque di essere stati dall'altra parte. Se siete stati attenti o perlomeno pazienti alle nostre parole, ve ne siamo grati. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci risentiamo volentieri.